l'informazione. Le notizie del giorno: la sanità in primo piano, fa ancora discutere il caso avvenuto all'ospedale di Praia a Mare del dottore alle prese con la pulizia delle seppie. La CGIL è stata molto dura e chiede provvedimenti severi. Ne abbiamo parlato con la sindacalista Mimma Iannello. Noi lo abbiamo già chiesto, abbiamo formalizzato già tempo fa al direttore dell'ASP di intervenire a seguito dei precedenti avvenimenti. Questi ovviamente rafforzano l'esigenza che si assumono appunto delle scelte inequivocabili. I luoghi del lavoro, i luoghi di cura non possono essere, come abbiamo detto noi, dei luoghi di bivacco dove ognuno può pensare di fare ciò che vuole. Che ne sarà di Massimo Scure del commissariamento della sanità calabrese? Ne abbiamo parlato con l'ex dirigente dell'ASP di Cosenza, Tullio Laino. Sulla task force ti posso dire che invece che stiamo lavorando con l'onorevole Sapia e con tutti i deputati dell'area ionica, nonché con l'onorevole Misiti, per dar vita a questa task force sulla sanità regionale che, non dimentichiamo, aveva creato l'onorevole Nasci e che l'onorevole Sapia adesso vuole continuare, creando un coordinamento tra le forze parlamentari del Movimento 5 Stelle calabrese, supportato da tecnici di riferimento e di provata fede pentastellare. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte di un ragazzo di 15 anni avvenuta la scorsa notte a Marina di Nicotera. Il ragazzo è stato trovato in fin di vita dai suoi genitori al loro rientro a casa. Immediatamente allertati, i sanitari della Guardia Medica e del 118 hanno inutilmente tentato di rianimare il giovane. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Nicotera. L'ipotesi avanzata in un primo momento sulle cause del decesso del ragazzo è stata quella di una congestione provocata da una bibita fredda trovata accanto al corpo insieme a una bottiglia d'acqua, ma il personale medico che è intervenuto non ha potuto confermare tale supposizione. Lasciare che da canali e fiumi venga riservata in mare acqua contaminata da scarichi fognari e da irresponsabili, e chi non si adopera efficacemente per risolvere tale problema, avendone il potere e il dovere, agisce contro gli interessi del territorio e della collettività. Fatte queste premesse di ordine generale, dobbiamo informare, come abbiamo sempre fatto, sul punto più critico delle acque di balneazione di Praia a Mare e di tutta la costa dell'Alto Tirreno Cosentino, il canale Fiumarella. Lo dice Italia Nostra, Alto Tirreno Cosentino, dopo i risultati confortanti di luglio, evidentemente dovuti a fattori momentanei, i prelievi di agosto hanno di nuovo fatto registrare, a conferma di un consolidato andamento assai negativo delle acque di balneazione, l'ennesimo superamento oltre la soglia di sicurezza consentita dai parametri rilevati. A questo punto siamo anche noi stanchi di chiedere, ma altrettanto sconcertati ed indignati, come mai è così difficile capire che è assolutamente necessario bonificare questo canale che non è lungo chilometri ma solo qualche centinaia di metri. Abbiamo formalmente diffidato il governatore della regione Calabria Mario Oliverio a non acquistare per intero il palazzo degli uffici della provincia di Cosenza che il suo presidente di allora, cioè lo stesso Oliverio, comprò dalla società Pirelli SC per 8 milioni e 400 mila euro, contraendo un mutuo trentennale con una rata da circa 700 mila euro all'anno. Lo affermano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Francesco Sapia, Bianca Laura Granato, Paolo Parentela e Giuseppe D'Ippolito, che aggiungono: la legge non permette questa nuova operazione che sarebbe uno scandalo spaventoso e pare in addirittura di arrivo. Infatti, in una nota del 2 novembre 2017 del capo di gabinetto della presidenza regionale Gaetano Pignanelli si legge che l'immobile in questione deve rientrare nella piena disponibilità della regione Calabria, ciò malgrado la legge consenta il subentro della regione quale proprietario per la sola parte in cui sono ubicati i dipendenti transitati alla medesima, corrispondente a quasi la metà del fabbricato.
La Proloco di San Nicola Arcella chiude in bellezza la sua estate. Ai nostri microfoni la presidente Filomena Pandolfi. Un'estate ricca di eventi e di emozioni per la Proloco di San Nicola Arcella. Abbiamo realizzato 4 serate in cui abbiamo ospitato 4 scrittori di grande rilievo che ci hanno fatto commuovere, ci hanno fatto emozionare e soprattutto ci hanno accompagnato in quello che è il mondo che loro hanno descritto. È tutto, grazie per averci seguito.